della cultura della città. Le testimonianze, benché scarse in un'unità antica, in epoca romana e nel Medioevo, si moltiplicano a partire dalla metà del XVI secolo. L'istituzione più importante dell'epoca era la Cappella Musicale del Duomo, che ha svolto un'intensa attività per oltre 3 secoli. Essa è stata diretta da abili musicisti provenienti dallo Stato Pontificio, ma anche dalla stessa città di Tivoli, grazie alla scuola che i maestri di cappella dovevano tenere per contratto e che richiedeva loro, oltre il servizio liturgico, l'insegnamento della teoria musicale, del canto e del contrappunto a 2 fanciulli. Tra i musicisti che diressero o frequentarono la Cappella Musicale del Duomo nel 500 abbiamo probabilmente Giovanni Maria Nanino e sicuramente Giulio Caccini. Forse anche Giovanni Pierluigi da Palestrina sarà intervenuto nelle liturgie in cattedrale nei periodi in cui fu al servizio del cardinale Ippolito II d'Este nel 1564 e poi tra il 1567 e il 1571. Nel 600 possiamo segnalare, tra i Tiburtini, Francesco Mannelli, poi famoso operista a Venezia e a Parma alla corte dei Farnese, e Rocco Ciantella, compositore molto raffinato, a giudicare dalle opere che ci ha lasciato, benché del tutto sconosciuto, eppure citato nel dizionario manoscritto di Giuseppe Ottavio Pitoni. Tra i personaggi di altra provenienza ne possiamo ricordare 2. Il primo è Alessandro Capece, maestro di cappella in vari periodi, che nel 1625 dedicò il suo terzo libro dei madrigali a Don Aurelio Briganti Colonna, musicista e canonico tiburtino. Il secondo è Giacomo Carissimi, che proprio da Don Aurelio, allora maestro di cappella, fu accolto come cantore e poi organista nella nostra cattedrale, un protagonista della grande musica che proprio qui a Tivoli abbiamo celebrato nel 2018 e nel 2019 come maestro dell'Europa musicale, grazie all'associazione Musica Immagine. Dal 700, tra tanti maestri, troviamo Andrea Basini, poi attivo a Loreto, e i Tiburtini Giuseppe Leoni e Luigi Vergelli. Quest'ultimo è stato il primo di una dinastia musicale che d'ora in poi terrà la guida della cappella musicale fino allo scioglimento, di fatto avvenuto con l'avvio della Prima Guerra Mondiale. Dai documenti capitolari sappiamo che nella cattedrale di Tivoli si usava un organo sin dalla metà del 500. Nel corso del 600, con la ristrutturazione operata dal cardinale Giulio Roma, gli organi divennero 2 e vennero posizionati nelle 2 cantonie ai lati dell'altare. Nello stesso periodo abbiamo notizia anche dell'uso di strumenti ad arco e successivamente di strumenti a fiato, uso che durerà almeno a tutto l'Ottocento. Benché l'archivio possieda anche edizioni e manoscritti del 5, 6, 700, esso fu ufficialmente costituito il 16 aprile 1852. All'epoca l'archivio, tra libri corali del secolo XVI e manoscritti, era comunque alquanto modesto, perché le composizioni dei maestri alla direzione della cappella solitamente seguivano i rispettivi autori. Raramente il capitolo deliberava l'acquisto della loro musica e l'unico esempio documentato è quello relativo alle opere di Giuseppe Leoni, che per questo è il solo maestro presente con una considerevole quantità di manoscritti. Questo è un brano molto interessante del maestro Giuseppe Leoni, che è stato per lungo tempo maestro qui della Cappella del Duomo, è stato il predecessore di Luigi Vergelli.
e ha lasciato una grande quantità di manoscritti. È l'unico autore presente con una grande quantità di manoscritti proprio perché il capitolo volle acquistare la sua produzione per uso della cappella musicale, appunto. E dei brani che sono molto interessanti, come questo Benedicta et Venerabilis per soprano, contralto e orchestra da camera. La maggior parte dell'attuale dotazione dell'archivio fu acquisita grazie al lascito testamentario del canonico Don Stanislao Cotini, apprezzato cantore e musicofilo, rogato il 4 maggio 1900. Grazie ai contatti di Cotini con l'ambiente musicale romano, l'archivio Tiburtino si è arricchito con opere dei principali compositori dell'Ottocento romano, tra i quali figurano Pietro Terziani, Giovanni Aldega e Nazareno Rosati. Qui abbiamo uno dei 148 manoscritti di Pietro Terziani, un autore molto presente nel nostro archivio. Fa parte questo manoscritto dei manoscritti ereditati dall'ascito del canonico Potini. Oggi l'archivio comprende 703 manoscritti che contengono ben 1015 composizioni, 16 edizioni antiche, tra le quali due di Giovanni Pierluigi da Palestrina e due di Tomás Luis de Victoria. Altri libri antichi citati nei registri capitolari e appartenuti alla cappella musicale risultano oggi perduti. Infine abbiamo 23 edizioni dell'Ottocento. Questo è uno dei due libri donati da Francesco Soriano al capitolo Tiburtino. Sono due libri di Tommaso Ludovico da Victoria. Francesco Soriano fu referente per la scelta dei maestri di cappella nella cattedrale di Tivoli nel periodo in cui era maestro della Cappella Giulia. Il repertorio eseguito nella cattedrale di Tivoli, oltre i manoscritti che abbiamo ereditato e che abbiamo nell'archivio, deve essere integrato con manoscritti appartenenti all'archivio Vergelli. I musicisti della famiglia Vergelli per moltissimo tempo hanno tenuto la direzione della cappella musicale del Duomo e naturalmente le opere che hanno composto sono poi rimaste, come era uso, sono rimaste nel loro archivio di famiglia. Per cui, per avere un quadro completo della musica eseguita nel Duomo di Tivoli, dobbiamo vedere sia i manoscritti che abbiamo ricevuto e conservato, sia i manoscritti presenti in quell'archivio. La qualità delle composizioni contenute nei manoscritti e nelle edizioni, la loro complessità e organico vocale strumentale esprimono eloquentemente la vivace attività che ha caratterizzato la cappella musicale del Duomo di Tivoli, soprattutto tra il XVI secolo e la prima metà del XIX secolo. Per coloro che volessero approfondire la storia della Cappella Musicale del Duomo e del suo archivio, ci sono dei testi che possono essere consultati. Negli atti e memorie della Società Tiburtina ci sono due articoli del 2005 e del 2007 dedicati alla Cappella Musicale e l'altro agli strumenti in uso della Cappella Musicale del Duomo di Tivoli. In aggiunta c'è anche questo piccolo volume dedicato alla famiglia Vergelli, perché i musicisti di questa famiglia furono maestri di cappella in questa cattedrale per lunghissimo tempo e la musica presente nel loro archivio è complementare a quella che abbiamo nel nostro archivio musicale del Duomo. E per coloro che volessero aumentare ancora la propria conoscenza sulla musica a Tivoli, volevano consigliare uno studio ancora molto utile del professor Pierattini, sempre apparso negli atti e memorie nel 1985, nel quale fa un escursus sulla musica a Tivoli dall'epoca romana ai giorni nostri, molto interessante
per conoscere la nostra tradizione musicale. In quel volumetto il professore faceva anche un augurio, un auspicio, ecco, di ripresa di attività musicali. Infatti dopo la Seconda Guerra Mondiale sappiamo che Tivoli ha sofferto per le attività musicali, che sono quasi del tutto scomparse, ma potrebbe essere l'inizio, con il terzo millennio, l'inizio di un periodo nuovo di grandi attività musicali, e per questo dobbiamo sicuramente ripartire dalle opere che abbiamo ereditato.